Ciao a tutti, eccomi con una nuova books review su un libro di Stephanie Meyer, L'ospite, edito dalla Rizzoli per la collana Boor Big. Tratta di un universo distopico, futuristico, nel quale l'essere umano è in via di estinzione a causa di un'invasione aliena da parte di una specie di parassiti che prendono vita all'interno dei corpi umani per impossessarsi del mondo e cambiarlo in meglio, quindi con una morale assolutamente altruista, gentile, conforme alle regole del quieto vivere, del vivere civile. L'essere umano non è fatto per vivere di sola bontà e quindi si crea un gruppo di ribelli, del quale fa parte anche la protagonista Mel, che viene posseduta dal parassita viandante, per poi riuscire a plagiarlo e arrivare alla comunità di ribelli di cui fa parte. Da qui si succederanno un sacco di eventi che porteranno a una lotta interiore di Mel e Wanda, che è il nuovo nome della viandante, tra l'istinto e la testa, quindi tra la parte istintiva che costituisce l'essere di Mel e la parte razionale rappresentata da Wanda, ovvero dal parassita. Non sto a dilungarmi troppo perché non vorrei fare spoiler. Ad ogni modo, da questo libro è stato tratto un film che ha lo stesso titolo, si chiama The Host, titolo originale del romanzo, abbastanza fedele nei confronti della trama del libro, anche se ovviamente non hanno potuto inserire tutto e hanno mescolato un po' il corso degli eventi, però per il resto è abbastanza fedele, diciamo che la morale traspare anche dal film. A me è piaciuto molto, mi ha portato via tantissimo tempo, ho tante cose da dire a livello psicologico su questo romanzo. È profondo e completamente diverso dalla saga di Twilight che condivide l'autrice. Comunque, secondo me non ci devono essere seguiti a questo libro perché si conclude benissimo e non c'è bisogno di forzare una storia che è già benissimo avviata e conclusa, soprattutto nel primo romanzo, come è successo anche per Twilight. Twilight, come ho detto nella recensione che vi lascerò qua sotto, qua in giro, insomma, da queste parti, però alla fine anche i seguiti hanno avuto il successo che dovevano avere. Questo comunque lo trovo molto più profondo e con uno stile diverso anche a livello di scrittura, anche se la scorrevolezza della Meyer si percepisce benissimo anche in questo tipo di romanzo che come genere è completamente diverso da Twilight. Abbiamo un personaggio preferito in questo romanzo che è appunto Mel barra Wanda, ovvero non Wanda, non Mel, ma la combinazione delle due all'interno del corpo di Mel. E questo mi ha suscitato una riflessione su come anche noi esseri umani semplici nella vita abbiamo tutti una parte razionale, un'istintiva da seguire e secondo me è una rappresentazione bellissima di questa lotta interiore che abbiamo. Quante volte ci è capitato di avere a che fare con delle situazioni dove servisse utilizzare il cervello e quindi capire quali sono le cose che bisogna fare, il modo in cui bisogna comportarsi, ma allo stesso tempo il cuore, l'istinto ci portano a comportarci in modo assolutamente non conforme a quello che è il nostro pensiero. Diciamo che è una perfetta rappresentazione di questo a livello pratico, quindi in situazioni che effettivamente richiedono una lotta interiore per poter essere risolte. Una riflessione molto bella che mi è piaciuta ed è per questo che il mio personaggio preferito risiede in Wanda Mel. Wanda Mel sembra tipo un nome di un detersivo, è fantastico. Abbiamo un'altra riflessione da fare per quanto riguarda l'amore, che alla fine è la stessa cosa che stavo dicendo sulla parte razionale e la parte istintiva. Quando Wanda si ritrova all'interno del corpo di Mel, comunque va a scoprire l'amore fisico e l'amore profondo e scopre che c'è una differenza abissale tra le due. Questo è un momento spoiler, quindi se non avete letto il libro, vi potete anche fermare qua, vi saluto e ci vediamo nella prossima recensione o comunque nel prossimo video. Adesso che ve ne siete andati, voi che non avete letto il libro, possiamo parlare tranquillamente della questione delle ship, che non è proprio una questione ship. Mel, prima di essere posseduta, è innamorata di Jared. Quindi il corpo di Mel è inevitabilmente attratto da Jared, ma la testa, che è posseduta da Wanda, è attratta e innamorata di Ian. C'è un passaggio bellissimo verso la fine dove Wanda ragiona sul fatto che baciare Jared
non le provoca lo stesso tipo di attrazione di quando bacia Ian. Perché per quanto riguarda Ian non è una questione corporea e fisica, ma è una questione proprio mentale. Quando la persona ti fa innamorare, chiaramente non ti fa innamorare solo il corpo, ma ti fa innamorare anche il cervello, purtroppo. Quando bacia Jared è puramente una questione fisica, e anzi lei stessa è attratta inevitabilmente, ma si sente uno schifo nell'essere attratta da Jared perché non è innamorata. Quindi fa riflettere molto bene sul significato dell'amore vero rispetto all'amore dato da un'attrazione fisica. È una cosa bellissima, perché non tutti ci arrivano comunque a queste cose. Anche se ho detto che non vorrei vedere un seguito di questo libro, che è bellissimo così, se la Meyer decidesse di scriverli, li leggerei. Ci sono delle questioni rimaste in sospeso, come la questione dei ribelli nuovi, vedere se gli esseri umani riescono a convivere con questi parassiti, oppure se combattono l'invasione, se i parassiti vincono, insomma, come va a finire questa cosa, se c'è una possibilità che si possa convivere. Ecco, questa è la speranza che ho per questa saga, se diventerà una saga. Penso di aver detto tutto. Comunque questo romanzo mi è piaciuto veramente tanto, anche se ci ho messo veramente tanto a leggerlo. Noi ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!